Bentrovati! Siamo arrivati a Pasqua ed oggi prepareremo un dolce molto antico, con metodi moderni però, la famosa pignarella o pigna di Pasqua. Prima di impastare due parole sulla pignarella, ho tra le mani proprio un reperto storico dove c'è una ricetta molto famosa che era di una cugina di mamma che si chiamava Tettella, che non c'è più. E praticamente Tettella era famoso per il paese con la ricetta, naturalmente, perché era l'unica, era tra le poche che sapeva fare ste pignarelle morbide, che erano la bestia nera di tutte le case. Però mano a mano che impastiamo capiremo perché. Il giorno prima prepariamo il lievitino che ci servirà da base per l'impasto delle pignarelle. Ci serviranno 250 g di farina manitoba, 250 g di acqua e 1 g di lievito di birra fresco. L'acqua è a temperatura ambiente, non ci serve tiepida. Versiamolo su questo pezzettino piccolo piccolo di lievito. Lavoriamo con la forchetta per un minuto. Non fa niente se resta qualche granello. Copriamo con pellicola e facciamo riposare dalle 18 alle 24 ore. Dopo 24 ore si presenterà così. Per l'impasto della pignarella ci servirà 400 g di farina, ho fatto metà manitoba e metà 00, 250 g di zucchero semolato, 3 uova medie ed un tuorlo, 75 g di burro, 60 g di latte, buccia di limone e di arancia grattugiata, 30 g di arancia premuta, 16 g di lievito di birra, 5 g di sale, un cucchiaino di estratto di vaniglia o altro aroma e l'impasto del giorno prima. Oggi lavoriamo con la planetaria perché sul sito ho già l'impasto, lo stesso impasto della pignarella lavorato a mano, per cui chi vorrà vedere come si lavora una volta un impasto a mano con olio di gomito, praticamente potrà andare la pigna di Pasqua di Antonietta Porcaro. Andate in rete e digitate questo indirizzo. Iniziamo subito. Allora, nella planetaria con la foglia versiamo questo qua, sto lievitino. Le nostre nonne non lo sapevano, ma avevano fatto il poulish. Vedete com'è diventato questo reticolato, è diventato filangecoso, come si dice in dialetto. In italiano filamentoso, ma non suona bene. Versiamo all'incirca la metà della farina. Sciogliamo il lievito nel latte leggermente intiepidito. In questa versione della pignarella ho diminuito il lievito nel poulish, nel lievitino iniziale, ed ho aumentato in questo impasto. Volendo, perché è un impasto che impiegherà parecchio per lievitare, volendo insomma possiamo arrivare anche a 18-20 grammi di lievito, non succede niente, velocizziamo soltanto. Montiamo la foglia e iniziamo ad impastare versando il latte con il lievito. Battiamo un po' le uova.
Ho fermato la macchina per farvi sentire, sennò qua non sentite niente. Dopo aver impastato per un paio di minuti, iniziamo a mettere qualche cucchiaio di zucchero. Questo non è un dolce che io sono fissato, sapete che lievitate l'ingordatura, questo è un dolce che va un po' fuori gli schemi perché è un dolce antico e per mantenerne il sapore la ricetta non è proprio bilanciata, per cui è facile. Nella lavorazione saremo avvantaggiati da questo preimpasto, da questo lievitino che abbiamo fatto prima, che consentirà che si ingorda molto più facilmente rispetto ad un normale tradizionale lievitato. Procederemo in questo modo: un po' di uovo, un po' di zucchero, un po' di farina. Alternando metteremo anche i liquidi ed infine gli altri ingredienti. La lavorazione potrà durare intorno ai 20 minuti, un poco di uovo quindi. Prima dell'inserimento dell'altro giro di ingredienti, lavoriamo qualche minuto. Cerchiamo sempre che l'impasto si fa sempre a palla. Prima di terminare gli ingredienti, stacchiamo l'impasto dalla foglia e capovolgiamo, cioè la parte che sta sul fondo della ciotola la portiamo in alto, così che viene lavorato bene tutto. Quando è ben raccolto a palla, versiamo poco alla volta i liquidi, poco alla volta, con uno spolvero di farina. Possiamo aggiungere il burro insieme al sale, poco alla volta, mentre gira ogni tanto ne aggiungiamo un pezzetto. Il burro è a temperatura ambiente. A metà burro capovolgiamo e mettiamo l'altro. Capovolgiamo l'impasto significa quello che sta sotto o mettiti in coppa, per intenderci.
Bello, vedete come è diventato lucido con l'aggiunta dei grassi. Prima si metteva la sugna, io adesso ho scelto di mettere il burro, volendo potrete utilizzarla. Anzi, nella ricetta di Tettella c'è la margarina, però il burro è più saporito. Possiamo aggiungere la buccia degli agrumi grattugiata. Sottengo. Bello. Lo amo. Ripuliamo i bordi della ciotola, ci rimane sempre attaccato qualcosa. Come vedete l'impasto è pronto, ho fatto pure il... Fissata. Potete immaginare che in queste ricette antiche non c'erano mica le dosi. Vi ricordate? Stava scritto farina quanta se ne assorbe. Oh, questa ricetta mia, diciamo così, è il risultato di una decina d'anni di esperimenti. Scherzo, 10 anni proprio no, però un paio d'anni sì. Perché in effetti ho cercato di ridurre quanto più possibile la farina, perché sennò quelle venivano toste, venivano ingommate. Volendo ci facciamo fare un giro di gancio, non è indispensabile. Come vi ho già detto, nel corso degli anni ho fatto diverse prove. Voi sapete che tengo il lievito madre e qualche anno l'ho fatto pure con il lievito madre, ma quando la facevo assaggiare mia sorella diceva no, questa non è la pignarella Tettella, perché nel tempo, praticamente ha ragione, ho scoperto che l'aroma della pignarella è dato da questo lievitino preparato il giorno prima, che conferisce questo aroma particolare. Quindi sicuramente si può fare pure con lievito madre, però la pignarella Tettella andava così. In fondo, cioè, noi in quello che mangiamo cerchiamo i ricordi, cerchiamo le emozioni, quindi tene ragione mia sorella. Ma perché poi a casa nostra si parlava di questa pignarella di Tettella? Perché mamma, nonostante la buona volontà, non ci veniva, stavano giornate sane a lievitare, 24, 48, ma niente, non si alzava. Perché la verità, lei non le lavorava tanto, insomma, non era tanto portata per la cucina. E allora ogni tanto la cugina ce ne mandava un pezzetto, e come tutte le cose si desiderano quelle che non si hanno, e quindi a noi ci piaceva. Prendiamo l'impasto. Lo mettiamo sul piano imburrato. Sempre perché io sono poco fissata, se no potete rimettere pure direttamente in da ciotola. Facciamo la palla. Lo mettiamo in una ciotola capiente a triplicare, imburrata, leggermente imburrata. Copriamo con pellicola
e scegliamo se farlo lievitare a temperatura ambiente o in forno con la lucetta accesa. In forno con lucetta accesa lieviterà sicuramente prima. Il primo impasto è più che triplicato, a me ci ha impiegato all'incirca 6 ore, però insomma questo dipende un po' da come l'abbiamo lavorato, dalla temperatura in casa, insomma regolatevi un pochino voi, dovrà triplicare, insomma più che raddoppiare. Vale sempre il discorso che non è che stiamo facendo un grande lievitato, avvenì, viene sempre. Imburriamoci le mani, pure il piano di lavoro. Questo è all'incirca 1,6 kg di impasto. Possiamo scegliere se fare una più grande come farò io o due più piccole. Possiamo utilizzare questi con il buco a centro, che forse è la pigna più tipica, oppure quest'altro stampo, diciamo quello che utilizzerò io, per ne fare una grande, perché a me mi piacciono le cose rosse. Ho imburrato e infarinato lo stampo, ne faccio una sola, abbiamo detto questa è da 1,6 kg circa, così. La copro con pellicola e la facciamo rilievitare, diciamo che di nuovo al doppio, poco più del doppio. È finita la seconda lievitazione, l'impasto è più che raddoppiato pure stavolta e possiamo infornare in forno preriscaldato, statico, ventilato, quello che tenete. Siccome è molto grande questa, io la infornerò a 170, 165, 170 gradi per una 45, un'oretta, insomma ce ne accorgeremo strada facendo e dipende pure dal nostro forno. È trascorsa quasi un'oretta che questa è grande, è enorme. Ho messo la carta argentata per non farla scurire ad un certo punto. Facciamo la prova a stecchino, è asciutta. Bella morbida. E quindi sformiamo e la lasciamo raffreddare un pochino nello stampo prima di metterla sulla gratella. Ste pignarelle finalmente sono pronte, sono passate 2 giorni tra una cosa e un'altra, fino a quando abbiamo impastato e si sono raffreddate. Dopo un'ora, come vi avevo detto, l'ho cacciata fuori dallo stampo, l'ho fatta raffreddare per bene. Come vedete si è un po' arrepecchiata, ma quella è perché ho messo meno farina. Quella però, se mettiamo più farina, viene più bella, ma zucca. Quindi accontentiamoci, perché quella ne è buona e mica ne è esclusivamente bella. Adesso siamo pronte per decolarle, utilizzerò lo zucchero fondente. Se andate sul sito troverete sia il video di come si fa lo zucchero fondente sia come si fa la glassa di zucchero a caldo. Andate a sbirciare sul sito. Quindi procediamo. Ho sciolto lo zucchero fondente e lo facciamo colare. Questa è la cosa più difficile, anche perché questo poi si asciuga subito, quindi a me fa pure ambressa. Subito diavolini e anicini, perché i miei amici napoletani su quella pigna lavorata a mano mi hanno rimproverato, loro lo chiamano casatiello dolce, che non avevo messo gli anicini. Mo ieri sono asciuta apposta per via accattare sti anicini, sino chi vi voleva sente.
Queste vigne in passato erano famosissime perché erano la bestia nera di tutte le donne che a Pasqua, a Natale impastavano, perché non veniva mai bene e c'era competizione tra chi la faceva meglio. Persino mio marito si ricorda che la mamma e la signora Giuseppina facevano a gara, ognuno ce la dava all'altra quello che aveva fatto, in modo che dice: te, vi ricomaggio, fatta buona mia nella speranza. Però dice che queste pigne non si potevano mangiare, che erano dei pesconi. Adesso vediamo com'è venuta la fetta, che so che siete curiosi. Mi sembra che sia venuta bella, umida, ma la cosa da svenimento è il profumo che tengono queste pignarelle. Assaggiamo. Buonissima, buonissima, buonissima. Voi volesse assaggiare, ma state lontani. Intanto vi faccio gli auguri di buona Pasqua. Con le pignarelle abbiamo finito le ricette pasquali, quindi adesso ci prepariamo a qualcosa di nuovo. Buona Pasqua a tutti!